di un'associazione che si chiama Como Accoglie, che si occupa e preoccupa dei migranti. Non nascondo l'imbarazzo e la tensione che provo in questo momento per l'evento, ma anche per l'argomento che staremo per vedere tra poco. Sono particolarmente contento di presentare Marcello, che è un amico e anche abbiamo in comune l'impegno di Alfo, quindi come ci ha dato occasione di vedere poco fa, ha parecchio lavorato in questa associazione. Tra l'altro AIFO è un'organizzazione di cooperazione internazionale che si occupa malati di lepra, cura la lepra, è stata organizzata un'associazione fondata da Ralph Leroux. Marcello è stato testimone di questa associazione, che ha visitato le varie realtà dove appunto la lepra è purtroppo in emergenza, ed è qui per, ovviamente, per non parlarci di lepra, ma per parlarci di un'altra emergenza, che è quella appunto dei migranti. Ecco, dimenticavo a chi devo questa occasione. Devo ringraziare Michele Luppi e Giampaolo Rosso, che ci ha consentito di concretizzare questo evento. E quindi, oltre naturalmente alle diverse associazioni che hanno sponsorizzato l'iniziativa, anche se purtroppo alcuni di questi non li vediamo presenti. Diciamo che l'impegno di AIFO per l'emergenza che evidentemente non riguarda noi direttamente, perché è un'emergenza lontana, l'emergenza nostra, quella dei migranti, hanno in comune il fatto che riguardano le persone, tra l'altro nella fascia più debole. Ritengo che questo impegno comunque ci coinvolge tutti, indipendentemente dal credo. E quindi non possiamo come dire, girarci dall'altra parte. Ovviamente Marcello stasera non ci parlerà dell'AIFO, ma ci parlerà di quella che è la sua esperienza, dove lui ha avuto occasione di visitare e di, per via dei propri dei reportage che riguardano appunto le migrazioni. Io ho portato qui è stato protagonista di reportage. Sono un po' emozionato, Sì, sono abbastanza emozionato, come si nota, che ha realizzato nel largo delle coste libiche, il canale di Sicilia, il canale di Otto, come abbiamo già visto. Veramente questo impegno riguarda tutti, in particolare il mondo di avvoltoriato dove è stato presente, ma ovviamente non basta. Tanto è stato fatto, ma tanto rimane ancora da fare. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Assolutamente quella di aumentare l'attenzione verso questo problema dei migranti, l'attenzione della città nei confronti anche della vita di queste persone. Stamattina c'è stata una bella esperienza nelle scuole, dove c'è stata una risposta importante che ci ha veramente colpiti. Quello che staremo per vedere sicuramente non ci può lasciare indifferente. Io spero che, mi auguro che questo sia l'auspicio perché possa aiutarci a superare i problemi, le paure, le difficoltà. Molto spesso la paura ci rende meno liberi, ci crea pregiudizi.
E quello che mi auguro è che anche attraverso questa testimonianza possa aiutarci anche a vedere questa realtà in una maniera diversa. Direi che non ho altro da niente, mi spiace della mia non particolare testimonianza, perché la devozione mi ha evidentemente condizionato. Allora, io non ho bisogno del microfono, sentite? Sì. Ok. Giusto una premessa per spiegarvi il perché di questo movie. Mi sono interessato di dinamiche migratorie negli ultimi 3 anni della mia vita, 3 anni e mezzo. Ho navigato in tutte le condizioni di mare, a largo delle coste libiche, il canale di Sicilia, il canale d'Otranto, mare Egeo, e ho seguito anche le vie balcaniche per documentare, per capire un po' che cosa succede. Ho scoperto che ci sono dinamiche diverse, un conto è arrivare attraversando il canale di Sicilia, altro invece è partire dalla Turchia e arrivare sulle coste del mare Egeo, attraversando il mare Egeo sulle coste dell'isola di Lesbo, così come è diversa la dinamica per chi invece arriva attraversando il canale d'Otranto a Otranto, o piuttosto che a Gallipoli, a Brindisi, eccetera. Una tipologia proprio di migrante diversa, eccetera. Stasera io vi racconterò un lavoro completo, che poi è il mio fuoco a mare in pratica, che parte dalla intercettazione di un barcone in difficoltà al largo delle coste libiche. Infatti su alcune immagini all'inizio si vede sullo sfondo, si vedono le luci di Bengasi. Questo barcone, che è partito 4 giorni prima, ha avuto un problema, una avaria, non riuscivano praticamente a governare questo barcone perché si era bloccato il timone, per cui è andato in loop, quindi girava su se stesso, cioè un giro molto largo, e ritornava al punto di partenza. Immaginate il panico, immaginate le difficoltà su questo barcone, gli appelli, le telefonate non avevano ottenuto alcun tipo di risposta, quindi davvero una situazione drammatica. Per fortuna Frontex è stata allertata e quindi ha mosso una unità navale della Guardia di Finanza, un pattugliatore, una nave molto grossa, performante, nuova, è partita da Messina. Io ero in missione su quella nave e quindi ho detto, ecco, finalmente riuscirò a fare un buon documento a largo delle coste libiche, mi interessava quell'area di mare, quella zona, quella parte di mare. Io poi ho scoperto delle cose incredibili, ho preteso, ho chiesto, sono stato accontentato, per questo in effetti è un documento molto particolare, e originale e ancora unico, secondo l'Ordine Nazionale dei Giornalisti è un documento completo unico che è in circolazione, perché racconta tutto dall'inizio alla fine, da quando vengono soccorsi, intercettati, soccorsi, fino a quando non arrivano, non toccano le coste, quindi si arriva in porto a Messina in questo caso. E vedrete quanto tempo è occorso per mettere in sicurezza la nave, perché provenendo da un'area molto critica c'era il timore che potessero esserci insieme ai migranti anche i combattenti dell'ISIS armati, e quindi prima di far accostare il barcone ad una unità navale chiaramente poteva essere pericoloso, per cui è stata controllata, bonificata, eccetera, per poi svolgere le normali attività di soccorso, eccetera. Quindi un livello di tensione molto alto, perché in effetti di notte, il mare nero come l'inchiostro, buio, incredibile, tutto questo accadeva con le luci di Bengasi che si vedevano all'orizzonte. Ovviamente io sapevo, ma non avrei mai immaginato di andare immediatamente in difficoltà, perché durante l'accostamento, io ero su un BSO, un battello di servizio operativo della Guardia di Finanza, siamo avvicinati, avevo chiaramente il giubbotto antiproiettile, avevo il giubbotto di salvataggio, praticamente ero diventato l'orso yogi, tant'è vero che alcuni mi prendevano in giro e dicevano vai in acqua, praticamente vai giù come
un cretino, perché sei così pesante, eccetera, però purtroppo avevo l'obbligo e il dovere di indossare insomma, equipaggiamento di sicurezza. Ovviamente i primi schizzi d'acqua, l'obiettivo si è bagnato di acqua di mare, per cui a un certo punto ho capito che dovevo accontentarmi di quello che potevo realizzare. E quindi le prime immagini non sono bellissime da vedere, però sono state considerate valore aggiunto, perché si capisce che io sono lì, in quel luogo, che l'obiettivo si è sporcato di acqua di mare, perché c'era una situazione assolutamente straordinaria. Perché generalmente ai fotografi viene impedito di salire a bordo, generalmente il fotografo deve essere in posizione di sicurezza, perché sono delle responsabilità poi anche dei militari, no? Nei confronti di un civile. Però io sono stato accontentato, avevo un'intestatura e ho chiesto di poter fare parte dell'equipaggio che doveva praticamente entrare in contatto con questi migranti. In alcuni passaggi si vede una telecamera fissa che si muove a scatti, è una telecamera che io telecomandavo praticamente col mio telefonino, e quindi si vedono degli scatti, si sente anche il rumore dello scatto, eccetera, perché mi servivano anche delle immagini riprese dall'alto. Tutto questo per spiegarvi un po' le condizioni in cui ho lavorato, e quindi adesso vorrei mostrarvi l'insieme di questo mio lavoro e fare insieme a voi magari delle riflessioni. Mi farà piacere se mi farete delle domande, e io sono qui per rispondervi anche fotograficamente, quindi sono disponibile poi a mostrarvi altre immagini se possono servirmi a darvi delle risposte, insomma, più esaustive possibili. Partiamo subito. Thank you.
Grazie. Domande?